Un dramma che al momento non ha spiegazione, l'omicidio-suicidio avvenuto in questa villetta, il civico 217 di via Monta a Padova. Paolo Moro, 67 anni, dipendente di banca in pensione, e la madre, Lidia Marinello, sono stati trovati impiccati nel bagno dell'appartamento del piano terra dove l'anziana viveva. Al piano superiore l'abitazione del figlio. Al momento non è stato rinvenuto alcun biglietto che possa spiegare la tragedia. A fare la macabra scoperta dei corpi ormai senza vita dei due, la moglie di Moro, rincasando da alcune commissioni, sconvolta, ha subito dato l'allarme, immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118, di polizia e dei vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione il 67enne avrebbe prima impiccato la madre, invalida, che si spostava solo con l'ausilio di un girello, per poi legare il cappio anche attorno al suo stesso collo, facendo passare la corda su una trave di legno sul soffitto del bagno. Sulle braccia di entrambi sono stati trovati diversi tagli che potrebbero far supporre che l'uomo abbia cercato inizialmente un'altra strada per mettere fine all'esistenza sua e dell'anziana madre, una fine che nessuno si sarebbe mai immaginato. Sia qui vicini, se come chi fosse miei parenti. La signora era malata? Beh, sta attenta, aveva 90 anni, faceva fatica a camminare, che perdesse qualche parola, ma arriva tu a 90 anni. Il figlio invece tranquillo, una persona sì, tranquilla. Per me una persona tranquillissima, insomma, non l'ho mai visto, de volte vedeva che andava via qua a moglie, questi ultimi tempi no, perché capisci, se te che una in casa. Sì. Che ha bisogno di tutto, uno bisogna che resta a casa. Anche se forse qualcuno dei vicini un'idea di questo dramma se l'è fatta, seppur si sia rifiutato di parlare al nostro microfono. Non è il caso che io parli con voi, né ho voglia di parlare con voi, e non è il caso che le cose che io so vengano spiattellate nel nostro giornale. Il mistero si infittisce, forse a fare maggiore chiarezza l'esame autoptico cui i due corpi saranno sottoposti.